apre venerdì 24 marzo il punto di ascolto di Umbria Energy in via Madonna Alta 59 a Perugia, un passaggio ritenuto importante dalla società costituita nel 2004 tra ASME e Acea e che nel 2015 ha acquisito CESAP Vendita Gas, perché già fortissima in Umbria Meridionale ma con sportelli in tutta la regione, con la presenza nel capoluogo l'obiettivo vuole essere quello di rafforzare la propria leadership fatta di 90.000 clienti finali e servizi di qualità che la posizionano tra i più importanti player di riferimento del panorama nazionale e con un indice di reclamo che la fa rientrare tra le prime tre a livello italiano. Umbria Energy è una società, possiamo dire, leader nel proprio settore, nella regione già da lungo tempo, con una prevalente caratterizzazione nel territorio meridionale. La nostra ambizione è quella di poterlo essere anche per i cittadini di Perugia e per i tanti cittadini del territorio, con un'attenzione particolare alle loro esigenze, ai loro bisogni, e per questo abbiamo, diciamo, deciso di chiamare questo punto di apertura un punto di ascolto, proprio perché acquisire informazioni, necessità, bisogni delle persone ci sembra la vera sfida poi che si giocherà nei prossimi mesi, nel prossimo futuro, in un mercato in cui ogni settimana, ogni mese si aggiungono agli esistenti altri operatori. E noi pensiamo invece che l'utente saprà riconoscere la società con cui identificarsi, la società con cui, diciamo, condividere valori, politiche aziendali in materia ambientale, in materia di risparmio energetico, per cui vogliamo che il nostro personale diretto, non agenti, subagenti o operatori commerciali, diciamo, forniscano le informazioni, ma prima ancora ascoltino le persone. Dietro l'angolo ci sono importanti cambiamenti. Con il superamento del regime di maggiore tutela si prevedono evoluzioni normative che entro luglio 2018 investiranno anche le famiglie e le attività produttive della regione. L'obiettivo è allora quello di accompagnare tutti gli utilizzatori dei servizi energetici in un percorso di partecipazione attiva volta all'acquisizione delle informazioni e della consapevolezza necessarie nel libero mercato. Umbria Energy presenta l'apertura di un nuovo sportello a Perugia, quindi nel capoluogo di regione. Che momento è nella fase dell'attività di questa compagnia? È un momento di passaggio, un momento in cui abbiamo il piacere di celebrare questa apertura di un nuovo shop, perché non si configura semplicemente come uno shop commerciale, ma è proprio un punto di ascolto. Umbria Energy è già leader nella regione con circa 90.000 clienti finali e ne abbiamo circa 10.000 sulla provincia di Perugia. Oggi, oltre che le esigenze dei nostri clienti, siamo qui per rispondere un po' a quelle che possono essere le esigenze di tutti i fruitori dei servizi energetici. Quindi ci proponiamo proprio per seguire i consumatori in un percorso di cambiamento che sta coinvolgendo tutto il settore energetico. L'importanza quindi di mettersi all'ascolto, no, delle esigenze degli utenti e degli operatori. Assolutamente sì, da qui a pochi mesi, perché a giugno 2018 si concluderà il regime della maggior tutela, quindi anche tutti i clienti che in questo periodo di tempo dalla liberalizzazione non hanno scelto un proprio fornitore liberamente dovranno farlo, quindi ci proponiamo appunto di mettere a disposizione di tutti gli strumenti conoscitivi perché si facciano scelte consapevoli verso gli operatori, verso le tariffe, ma anche verso i servizi di cui potremmo aver bisogno e magari non lo sappiamo. Si guarda naturalmente ai cittadini, ai residenti, ma anche alle attività produttive, no? Si cerca di stare vicino in queste fasi anche di difficoltà. Assolutamente sì, perché comunque questa, diciamo, evoluzione del sistema energetico si rivolge soprattutto alle famiglie e alle piccole imprese, quindi tutte le piccole imprese umbre sono di fatto un tessuto a cui siamo sempre stati vicini, ci hanno sostenuto in tutto questo percorso di crescita e quindi ci sentiamo anche di dover rimettere a disposizione tutto quello che abbiamo acquisito in questi anni come esperienza, come conoscenze. Quindi il punto di riferimento a Perugia sarà Madonna Alta? Sì, avremo questo nuovo punto di riferimento a Madonna Alta 59 e saremo aperti tutti i giorni, mattina, pomeriggio, quindi insomma siamo lì a disposizione con un nostro volto, delle persone che fisicamente sono lì per ascoltare. Attenzione al mercato delle utenze domestiche che ha contrassegnato l'attività di Umbria Energy fin dalla nascita e che ora si caratterizza nella capacità di mantenere un contatto diretto, ha sottolineato il responsabile commerciale Alessandro Bonamici. E nel percorso di responsabilità sociale messo in campo, tra le varie iniziative realizzate anche in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, si inseriscono gli stretti rapporti con l'Avis Perugia nell'ambito di un'azione di sensibilizzazione sul tema della donazione.